triste con dei risultati così che ci penalizzano in tutte le maniere. Giochiamo, abbiamo le azioni da gol, l'arbitro ci penalizza, perché è tutto contro così, tutto a nostro sfavore? Hai detto bene, è difficile, però siamo qui ed è giusto che ci siamo, no? Ci sono quelle stagioni o quei momenti nella stagione in cui ti viene da pensare davvero che vada tutto storto e non capisci perché. È difficile perché credevo oggi mi aspettavo un risultato diverso, ma alla squadra non sono riuscito a rimproverare nulla. Attraverso il Maradio, sta tremando ancora lei. Perché ha giocato a corso, erano stremati, abbiamo costruito tante occasioni al gol, non riesce a entrare una palla. È un momento un po' così. Poi ti va tutto contro e però l'unica cosa che bisogna fare ora è pensare che ci sono altre due partite, non bisogna assolutamente buttarsi giù, bisogna vedere le cose buone, che ce ne sono state tante, e andare avanti. Sarà martedì e ripensare alla prossima battaglia, che deve diventare una battaglia come lo è stata quella di oggi. Sì, perché oltre a lottare col problema del gol, devi anche lottare con il problema di infortuni, perché è una volta Calcagno, se è una volta Todisco, è una volta Procopio, una volta... abbiamo anche quella mannaia lì sempre addosso che ci fa sì. Fatica anche fare per te la squadra. Sì, fa parte infatti degli eventi, no? un po' negativi. Ora si è fatto male, insomma, si è uscito Calca e Ciccio espulso, quindi ora dobbiamo contare i feriti. Però ripartire martedì con caricarci tra di noi e ripensare alla prestazione e al fatto che non dobbiamo mollare mai. Sicuramente questo te non manca, perché vedo che parti, lavori, alleni quelli che sul campo, lavori tutta la settimana come un dannato, parli, discuti, fai vedere la tattica ai ragazzi, io ti seguo, ti apprezzo, ti ammiro, e però non riusciamo a buttare questo pallone dentro. Nelle ultime tre partite quante occasioni avremmo avuto? 20? Un po'. Però dobbiamo uscire noi, bisogna per forza uscire noi. Se si aspetta qualcosa non ci arriva. Bisogna essere noi che crediamo fino all'ultima possibilità di invertire la tendenza. Siamo ancora lì, dobbiamo giocarcela comunque noi, dobbiamo andare a vincere domenica prossima e bisogna cercare di fare le vittorie. Non ci sono alternative. L'unica cosa che possiamo promettere è che lotteremo fino alla fine. Quello è fuori dubbio, che si lotta come si lotta in settimana, e per quello che alla squadra ho detto solamente ora, capisco che è difficile, ho detto è difficile anche parlare anche per me, però non posso dirvi niente se non che dobbiamo non disunirci ora e lottare. In effetti anche prima dell'intervista te l'ho detto, cosa ti chiedo? È difficilissimo per me. Sì, certo. Lo è per tutti, no? Per tutto l'ambiente, ora capisco, c'è anche tanta gente oggi, avremmo voluto insomma fare una partita con un risultato diverso. Però davvero insomma non bisogna andare dietro alla corrente, perché la corrente se non da dietro a quella è negativa, è quello che è successo finora, ma noi non dobbiamo mai smettere di lottare, quello è fuori di dubbio. Grazie mille mister, certo. Buon lavoro. Certo. Di nuovo vai. Per finire ci terrei a dedicare un pensiero al ragazzo, a Mattia Gianni, che è un ragazzo del mio paese, ecco, un ragazzo di Pontecorvo, quindi ragazzo... Quello che si è fatto il giusto di riferimento. Sì, che se n'è andato la settimana scorsa, quindi era un pensiero per la sua famiglia, per la nostra realtà, ecco. Grazie mille, mister. Grazie a voi. Grazie di tutto. Basta.